Allora, io odio le trappole e quindi. Ma lui spera davvero che con quei soldatini tu riesci a, di riuscire a fermarti? Sì. Ma mi ci spera. Dai ragazzini, su. Ragazzini, andate a giocare con il Nintendo. E uno fuori. Andiamo con il secondo. Dai, ragazzo. Forza. Che non andiamo abbiamo tempo per questi soldatini. Lì. E questo è il secondo. Poi abbiamo il terzo che è lì dietro, che adesso attaccherà quello dietro, immagino. Infatti. Trick. È brutto che non si possono fare le uccisioni concatenate, no? Diciamo. Purtroppo ce le dobbiamo fare tutti uno a uno, ma ne mancano tre per fortuna per il primo rango. Per fortuna questi qua non sono scalata di ranghi, ragazzi, è un. L'unica cosa, devo cercare di salire. Così si fa. Eccolo! Eccolo, devi inseguirlo. Su! Sì, devi riuscire a passare perché non hai. Eccolo là, guarda. Uccidilo! Eccolo lì. Basta con ste frecce! Lui fa le scale. Mamma mia, quanti sono, ragazzo! Sta scappando, è dall'altro senso. Forza, non ho tutto il giorno. Mi sa che l'obiettivo. Trick! E uno in terra. No, ma quanti sono? Ma guardate lì quanti sono! Rimarrà nulla di te da seppellire! Ah, infatti hai proprio detto la cosa giusta, di te non rimane niente da seppellire. Chissà se uccidendo lì il luogotenente muoiono tutti dopo. Ma è l'ultimo che attacca di sicuro. Mi ci gioco il paio di maroni che ho. Ecco. Meno male che era l'ultimo, Non dico là il luogotenente. Ah, sì, sicuro. Non è l'ultimo, beh. Ma no! Porca troia! Oddio, ma. Beh, almeno non scappa sto qua al fegato di combattere. No, al fegato alle palle di combattere. So. Almeno non è come l'altro che è scappato. Bene. Mannaggia, ragazzo, guardano lì che colpo. Eccolo lì! No! Invece riesce a salvarsi. Anche quello. Sono i più forti forse che sono rimasti. No, quello lì era una scheghetta. Ma anche l'altro mi sa. E due rombi glieli abbiamo tolti. Questo è morto. Subito. Quello lì muore, ho idea, molto breve. E un altro rombo gliel'abbiamo tolto. A metà vita adesso il nostro. Continua a tirare le frecce però. Ecco ragazzo! E anche questo l'abbiamo ucciso! Ma non è difficilissimo questa cosa. Basta solo evitare quelli che ti tirano esatto. Le frecce. No. Savonarola ti ha stregato. Davvero? No. Sì. O sono io che ho provato il potere e ne sono rimasto avvinto. Vorrei essere stato più forte. Anch'io. Requiescati. Mi rincresce. Ma non c'è altro modo. Requiescati in pace. E anche questo, ragazzi, l'abbiamo fatta di missione. C'è solo quello lì che devi, mi sa, uccidere questo qua. Siamo e ormai anonimo. E voilà. Ormai è dovremmo morto. Essere già tornati. Ah no, non siamo ancora noi. E quante ne uccisi? Hai fatto la strage. Adesso appena torna in incognito o anonimo. Ecco qua. Dobbiamo adesso andare a uccidere il prossimo luogotenente che ce ne è il penultimo. Due. Questo. Siamo, sì esatto, l'ottavo, eccolo qua, l'ottavo ragazzi. E poi no. E ragazzi, credo tra l'altro che saranno molti da non essere individuati. Guarda quanti cadaveri. Ce ne mancano due di luogotenenti. E poi ce l'abbiamo fatta. Fa 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 là. Allora. Dove? Chissà quello lì dove sta. Spear! Spear! Gli ho fatto un placcaggio a. Allora,
io comincio a correre. Quindi Ale, mi aumenti la notorietà così. Così, sì, certo. Sei un po' ricercato? Loro vogliono che tu sia un po' ricercato. Non ce la fai, corre un po' più veloce, Ezio, che voglio fare in fretta. Ezio Greggio, mi dispiace, ma non ce la fa. Non da su. Queste missioni sono abbastanza un po' rompiscatole. Ah, penso che... Però dobbiamo farle purtroppo. Purtroppo. È scritto gli ordini sono semplici. Anche qua non deve essere visto, secondo me. Questi campi e assicuratevi di proteggere le valli di fieno. Mi parrà inutile, ma è un incarico vitale, ve lo assicuro. Sotto al diti. Ok. Aspetta, Ma evita di... ecco. Di allertare. Beh. Devi seguirlo da lontano. Ma io volevo ucciderlo. Non c'è una balla di fieno qua vicino? No. Bene. E questo è morto. E questo è morto. Già. Ma dovete capire che la nostra stessa esistenza dov'è? Dipende proprio da questo. Già. Non mi credete, vero? No. No. È matto sto qua. Poi, ma quanta gente c'è? È matto sto qua. Ha dei seri problemi. Perché vengano vendute. C'è troppa gente. È così che l'economia prospera. Guarda lì! Mannaggia! Non devi allertare i suoi cosi. No. Hanno bisogno di pieno per sopravvivere. E che se, come sapete, ci danno ogni genere di merce. Lana, carne, latte e altro ancora. Merda! No, quella non è. No, shit, no! Capite perché il pieno non deve cadere in mano nemica. Per cui non trasportare deve essere il tuo. Cioè, proprio della serie. Va là. Ah, mi sa che dovrò andare avanti così. Devi andare nelle sue balle di fieno. Aspetta, aspetto che si avvicina, forse ce la faccio. Che putt! Lasciato morire di fame. Che putt, ragazzo! Ho sopportato troppi insulti. Per loro io ero un contadino sempliciotto. Volevo il loro rispetto. Ti assicuro non hai il mio. Per quanto sia penoso il trapasso, lieto sarà il tuo sonno. Requiescati in pace. Via. Ok, dobbiamo tornare in Anonymous. In Anonymous e dopo dobbiamo allora uccidere l'ultimo luogotenente. Dai, inseguitemi. Inseguitemi. Inseguiteli. Eccoci qua. Dovremmo essere quasi in Anonymous. Esatto. Eccoci qua. Andiamo per l'ultima missione. Forse. Guarda quanti seguaci che abbiamo. Quanti seguaci, mannaggia, ragazzo. Stiamo fomentando la rivolta. Stiamo fumando la rivolta. Stiamo fumando la rivolta. Andiamo dall'ultimo luogotenente, ragazzi. Che è il più lontano. Mannaggia. Oh. Dai, ciccio bombo cannoniere. Ciccio cannoniere bombo. Ed eccoci qua, andiamo con l'ultima missione dei luogotenenti. Poi per fortuna abbiamo finito queste missioni un po' più noiose. Questo qua mi sa che non devo essere visto. Dopo sentore. Andiamo avanti con... Secondo me non devo essere visto, questo sentore qua. Forse sì, forse no. Niente ragazzi, oggi faremo delle puntate un po' più lunghe perché dobbiamo davvero... Massimo, se YouTube mi dice... Dobbiamo davvero muoverci al limite... Boh, vedremo come fare. Nove seguaci. Ed eccoci qua. Perfetto, dobbiamo andare al prossimo
incontro. Che diavolo sta facendo? Ma chi? Ah, mi sa che questo qua è Girolamo Savonarola. Savonarola no, Girolamo. No, devo ammazzare i suoi luogotenenti. Un'altra piuma. Un'altra piuma, ragazzi. Però noi non è che ce ne facciamo. Ma vabbè, sono cose che si possono fare anche successivamente. Anche noi ci interessa così. A proposito, ragazzi, scriveteci nei commenti se volete che facciamo le missioni secondarie, ovvero le corse, oppure fare a botte con la gente, perché ci sono anche quelle missioni lì. Facciamo le missioni extra, chiamiamole. Esatto. Se volete, oppure mostrarvi come trovare le piume. Esatto. Fare delle missioni tipo. Potremmo fare anche quello, tipo, ragazzi. Come in GTA uccidere i piccioni. Diteci voi, scrivetecelo nei commenti. Se volete anche queste, altrimenti facciamo delle puntate extra, diciamo. Oltre alla storia ci sono quelle dove trovare le piume. Invece non ti dice niente, vabbè. Quindi noi continuiamo ad andare verso il luogotenente. Cosa fa? Che skill fa? Le path. Però lontano, Hai notato che Ezio, pur essendo ormai non più giovane, fa Fa IA! Che ne dici se fa IA per caso? Allora, quando i piccioni fanno ma vaffanpero! Cosa vuol dire vaffanpero? Non lo so. Ecco che muore. Ah, ci siamo quasi. Bene, ragazzi, ci siamo. Ci siamo quasi, eccola là. La missione l'abbiamo individuata ed è l'ultima per questa cosa. Per questa serie. È una. Molto semplice, amici. Se volete farvi curare, dovete giurare fedeltà al nuovo signore. Ecco. Vediamo, allora assassina senza essere visto, come avevi supposto, non dobbiamo essere visti. No. Non devi essere visto, quindi ricordiamo i nostri amici che ti devi mischiare fra la folla. Ecco, ci siamo quasi. Ma secondo me non saprà spargli. Ma no, ci sono le guardie. Sparagli con la pistola. Non so neanche se posso. Proviamo. Ed è la salvezza ciò che ci serve. Prima che arrivasse Savonarola ci crogiolavamo nel peccato. Ma non lui. Lussuria, orgoglio, avarizia. Devo continuare? No, purtroppo era troppo facile il metodo che avevamo supposto. Non devi farti vedere, quindi in qualche modo non puoi arruolare un branco di puttane. Non c'è però. Devi salire sopra, forse. Devi arrampicarti sopra. No, proprio di qua dovete passare. Devi arrampicarti sopra e ucciderlo da sopra. No, secondo me. Esatto. Aspetta. No, cazzo. Devi andare sopra. C'era una zona da passare dietro. Uh-huh. Però c'era la gente sopra comunque. Ma che belle palle. Guarda, figurati se non c'è. I due coglioni. Tra queste mura riceverete le cure più sollecite che Firenze possa offrire. Grazie, perché io sono compassionevole e misericordioso. Prova a sparargli da qua. Ecco. Ragazzi, e anche questa ce l'abbiamo fatta. Hai dato una bella idea, però è stata un'idea buona. Hai versato il sangue di un guaritore. No, ho
versato il sangue di un tiranno. Arrogarmi un simile diritto sul corpo tra questo mondo e il prossimo. Ero come sprofondato nel delirio. E ora sprofonderai nella quiete. La tua morte non sarà inutile. Requiescat in pace. Alla prossima. Intanto che scappiamo, bene, ragazzi, vi ricordo di mettere mi piace al nostro video se vi è piaciuto. E mettere non mi piace se non vi è piaciuto. La tiritera è sempre quella. Iscrivetevi al nostro canale e... La domanda è se... Oh, adesso mi avete rotto i coglioni. Se muori comunque dovrebbe tenere... No, non ti tiene in considerazione la missione. Attenzione. Scappa via, bene. Hanno rotto i coglioni. Adesso mi hanno tirato i sassi, adesso la pagheranno tutti morendo. No, bello. Mi uccido un pochino, poi me ne vado. Bene, ciao. Che palle, anche lì siete. Sono ovunque. Sono come... com'è che si chiamano? Come le pulci. Sono everywhere. Esatto. Ce l'abbiamo quasi fatta, no? Ce n'è uno là sopra. Muori o sei scendi. Muori o sei sceso. Scusa, via anche questo. Non volevo. Beh, amico. Veramente sì. Amigo. Vabbè. Amigo Vriz. Allora, stavo dicendo ai nostri amici di mettere mi piace al nostro canale. Iscrivervi al video. No, al canale. Al canale, scusatemi. E questa è stata una puntata molto lunga, quindi adesso vedremo se dividerla o se... Quindi se sbadiglierete mentre la guarderete vi capiremo. Ed eccoci perché qua. L'abbiamo fatto anche noi. Ed eccoci qua che abbiamo concluso questa enorme puntata. E abnorme perché è stata veramente lunga. Comunque noi ci salutiamo qua. Noi ci salutiamo qua e torneremo con un entusiasmante video appena ci sarà possibile. Bene, ciao ragazzi, ciao ragazzi, alla prossima! Alla prossima puntata!